Questa è la storia di due giornalisti che amavano il loro mestiere, che sapevano farlo bene e che volevano farlo fino in fondo, per la gente, per la verità e per la giustizia. E che nel fare questo sono morti. La nostra storia inizia una domenica di marzo del 1994, 20 marzo 1994. Buonasera, edizione straordinaria per una notizia tragica che colpisce tutti noi della RAI, in particolar modo noi del TG3. Una nostra collega, una nostra amica, Ilaria Alpi, è stata uccisa pochi minuti fa, non più di un'ora fa, a Mogadiscio. Era una nostra collega, era una nostra amica, una ragazza giovane che aveva voglia di lavorare, aveva vinto un concorso per entrare in RAI e che aveva passato dei mesi con noi diventando, imparando il mestiere insieme a noi, diventando una brava reporter, una brava giornalista. La Somalia è stata e rimane uno dei paesi più difficili per il lavoro dei giornalisti. Ne erano ben consapevoli Ilaria e Miran quando in quella loro ultima trasferta cercarono di documentare ciò che forse nessun altro avrebbe più potuto raccontare. L'intreccio cioè dei traffici criminali che si svolgevano tra Italia e Somalia, armi e rifiuti. Armi fornite alle fazioni che opprimevano la popolazione, armi in cambio del consenso ad avvelenare il mare e il deserto di Somalia con i nostri rifiuti tossici. Non un tentativo di sequestro dunque, ma un delitto mirato, un delitto su commissione, quello che ha fatto tacere per sempre Ilaria e Miran. I due punti dove venivano interrati questi bidoni erano qui, dove siamo adesso, e in un altro posto, più avanti. I camion li trasportavano e li buttavano dentro la fossa, alla meno peggio. A noi ci dicevano che era vernice scaduta. Erano di due tipi, il fusto classico ed altri, diversi. Qui c'erano più buche e quindi venivano riempite, veniva interrato quel materiale. Mentre invece nell'altro sito era un'unica buca, grande. 1.400 miliardi, soldi della cooperazione, fondi FAI. Che fine ha fatto questa impressionante mole di denaro? Strada Garoe Bosaso. Appunti. Sono questi alcuni appunti ritrovati sui taccuini di Ilaria. Il contesto dell'omicidio di Ilaria e Miran, la guerra civile in Somalia, i traffici di armi e rifiuti con l'Italia protagonista, quegli stessi traffici inconfessabili per i quali forse sono morti Mauro Rossagno e il comandante De Grazia, sino al viaggio di Ilaria e Miran che, arrivati l'11 marzo 1994 a Mogadiscio, già il 14 marzo erano a Bosaso a intervistare il sultano e il capitano del porto di Bosaso, mettendo in allarme molte, troppe persone. Il sultano Moussa Bogor fu l'ultima persona intervistata da Ilaria. Di quell'intervista è giunta a noi soltanto una cassetta, interrotta a metà e con una registrazione di soli 13 minuti. Ma alla commissione parlamentare Bogor ha detto che il colloquio con i giornalisti italiani durò almeno 2 ore, durante le quali Miran girò diverse cassette e Ilaria, ha raccontato Bogor, gli pose precise domande su traffici di armi e rifiuti tossici. Era molto informata, ha detto il sultano, sembrava aver consultato parecchie fonti e documenti. Poi la trappola mortale appena Ilaria e Miran atterrano a Mogadiscio il 20 marzo 1994. Un'esecuzione a sangue freddo nella zona italiana, quella quindi più sicura. Nessuno indaga, nessuno sente i testimoni, anzi già caldo partono i primi depistaggi. L'auto su cui, si diceva, i nostri colleghi avrebbero viaggiato al momento del delitto, presentato come un recupero eccezionale avvenuto in Somalia, oltre 11 anni dopo l'omicidio, costato 18.000 euro. Al ritrovamento sono seguiti il trasporto in Italia e gli esami del caso. Ad un certo punto la Procura di Roma chiede di partecipare agli esami balistici e tecnici sull'auto, ma la Commissione parlamentare nel settembre 2005 oppone un rifiuto. A causa di quel diniego, la Procura non può svolgere sulla vettura una serie di accertamenti ritenuti irripetibili e necessari all'indagine. Così solleva conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale.
i giudici della Corte danno ragione alla Procura di Roma. Dicono che era doveroso svolgere congiuntamente i rilievi sulla Toyota per consentire il più ampio spettro di indagine nella ricerca della verità dei fatti. Ma la novità clamorosa arriva quando la Procura riesce finalmente a far esaminare da un suo perito il veicolo. Si sente rispondere che il DNA di Ilaria su quell'auto non c'è. Si sa che sono già spariti il certificato di morte, redatto sulla nave Garibaldi, il Body Anatomy Report, redatto dalla compagnia Brown Root di Houston, insieme a block notes di Ilaria e a videocassette registrate. Si sa che durante il viaggio da Mogadiscio a Ciampino i bagagli vengono violati. Ma si deve costruire un capro espiatorio dopo le pressioni dei genitori di Ilaria e dell'opinione pubblica per avere verità e giustizia. Si costruisce un colpevole, Tarl Ashi Omar Hassan, con l'aiuto di un test, un certo Gelle, che depone davanti al PM Ionta e poi scompare nel nulla. Abbiamo incontrato Gelle, irreperibile per la giustizia italiana da più di 10 anni, in una città del Regno Unito. Grazie all'aiuto di questo ragazzo e alla mediazione, lunga e non sempre facile, della comunità somala. Più volte Gelle ha cambiato numero di telefono, si è nascosto, ha evitato incontri diretti. Ci abbiamo impiegato 2 anni, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Lo dobbiamo a Ilaria e a Miran, ma anche ad Ashi, che è in carcere da 13 anni, a causa del racconto di quest'uomo, Gelle, il super testimone, che non c'era. Io ho detto una bugia che poteva passare per verità, ovvero ho detto che ero lì presente quando in realtà non sono mai stato lì presente. E così si è montata una storia ed è stato detto che Ilaria era morta per una rapina. In cambio di cosa? L'accordo era che mi avrebbero portato via e che mi avrebbero dato dei soldi. Io non ero presente quando Ilaria è stata uccisa. Per quello che dicono i somali, la ragazza è stata assassinata per questioni politiche, per i rifiuti buttati in mare. Non per una rapina. Quella era la bugia che doveva far felici gli italiani. Ma quello che dice la gente è diverso. Lei aveva scoperto qualcosa. La Corte d'Appello di Perugia assolve Ashi Omar Hassan per non aver commesso il fatto. L'udienza è tolta. È singolare che in un'aula di tribunale un condannato abbracci una giornalista senza che nessuno si alzi per dire siamo in un'aula di tribunale. È il momento in cui questo ragazzo somalo, dopo 17 anni di carcere, grazie a chi l'ha visto, è stato dichiarato uomo libero e soprattutto innocente. È stato uno sbaglio della giustizia italiana? No, è stato un depistaggio. Io mi aspettavo che dalla Procura di Perugia, dopo che sono venute fuori le motivazioni, dopo che hanno scarcerato Ashi Omar Hassan, non ci dimentichiamo che è stato in carcere per ben quasi 17 anni innocente, e allora ho deciso di scrivere la lettera, di mettere nero su bianco e di salutare i signori. Io ho perso. Ho chiesto scusa a mia figlia che lasciavo e sono sicura che se lei fosse stata qua, certo non ci sarebbe tutto questo trambusto, ma se lei mi potesse parlare mi direbbe mamma, l'avrei fatto prima. Sono sicurissima di questo e questo mi dà così un po' di calma, ma sono veramente amareggiata di questo comportamento. Perché Ilaria non meritava questo. Possiamo dire che sappiamo già quel che è successo quella domenica 20 marzo 94. Sappiamo quello che è successo prima. Sappiamo tristemente quello che è successo dopo. Il perché. Forse anche da chi era composto il comando assassino. Ancora non sappiamo con certezza chi ha ordinato l'esecuzione e chi ha coperto esecutori e mandanti. Non c'è verso di conoscere il vento sotto il cielo che scorre qua giù. Di luoghi come questo, purtroppo, a Mogadiscio ce ne sono molti e formano ormai il triste panorama della città.
e c'è anche chi dice che i colpevoli siano le organizzazioni internazionali. Chissà com'erano gli occhi con cui ti ho conquistato. Continua l'operazione americana con gli elicotteri cominciata questa mattina sul quartiere generale di Aidid. In questo momento potrebbero essere in corso le ricerche dei corpi dei giornalisti uccisi dopo essere stati rapiti. So ben io cosa costa in ferite un primissimo piano. Opinione generale a Mogadiscio è che ormai sia guerra aperta. Alle mie spalle il teatro delle operazioni di questa mattina, ora sorvolato da elicotteri americani.